Eccoci qua, buongiorno, anzi buonasera, però mi sono un po' ristrutturata, ho fatto la tinta e ho fatto un po' di piega. Allora, vi faccio vedere delle cosine che hanno preso Ricky e Fede perché belli loro, si sono fatti il pranzetto fuori tre uomini e quindi niente, sono arrivati e hanno comprato anche delle cose. Allora, hanno preso un bel po' di pane. E poi hanno preso la pappa per Nala, principalmente perché Aaron non la può mangiare ancora per ora, quindi ha solo le crocchette monoproteiche. Poi abbiamo, vediamo un po', perché mi ha detto che rispetto alla lista qualcosina ha aggiunto, quindi il latte l'avevo chiesto, ha preso 4 litri, perché ce ne sono due, però così per un po' siamo tranquilli, perché poi mi ritrovo con zero di latte all'improvviso. Poi hanno preso anche questi per Nala, ma forse anche Aaron. Li può mangiare questi? Sì, apposta. Poi, vabbè, qua c'è tutti i vari scontrini, gratta e vinci, tesserini, dopo controllo tutto. Sapone per i piatti, questo qua la ricarica da riempire il dispenser dello Scottex, questo qua è il tutto cucina, che anche questo avevo chiesto. Poi vabbè, qua ci sono cose di farmacia che evito di farvi vedere. E poi ultima busta, perché hanno preso proprio due cosine, abbiamo fatto spesa da poco, quindi abbiamo tutto, però manca sempre qualcosa. Uno scortone gigante di carta igienica. Questa non era anche profumata, mi pare, non so. Poi dei fazzoletti. È ammorbidente, l'avrei voluto della felce azzurra perché lascia i panni che sono una meraviglia. Super super profumati, però abbiamo preso questo, che comunque era in offerta con la tessera ed è molto buono, il Vernel Aromatherapy Sogni di Loto. E basta, questo è quanto. Poi sono arrivate anche dei pacchetti. Ah, una cassa d'acqua, vabbè. Ci sono arrivati anche dei pacchetti che ora vi faccio vedere. Da Amazon ho preso due cosine. Una cosa con il Black Friday, l'altra invece è una ricarica, ma ve l'avevo anche già accennato. Ho preso le ricariche della Instax Mini, queste qua. Che appunto così, visto che le ho terminate tra anniversario e compleanno di mamma, almeno le ho di nuovo. E poi ho preso col Black Friday un album un po' più grande per metterle tutte insieme, perché se sto a fare un album piccolino per ogni argomento, secondo me non, cioè non ne esco più, sto sempre a comprare album, quindi l'ho preso un pochino più grande. E poi è arrivato il fatidico calendario dell'avvento, quindi lo apriamo insieme e vediamo un attimino com'è. Notino, come vi dicevo, l'ho preso su Notino, che tra l'altro adesso l'hanno messo con il Black Friday. Maledetti, su Amazon in sconto. Infatti, quando ho visto l'anteprima che c'era il calendario Nive in sconto su Amazon col Black Friday, ho detto no, ti prego, fa che non costi meno di quello che l'ho pagato. E effettivamente no, per fortuna è quasi 44 euro e l'ho pagato comunque 41, quindi ho vinto io. Allora, apriamo un po', così togliamo questo scatolone che tanto sicuramente Riccardo vorrà tenere per il camino, perché è sempre utile per noi col camino per accendere come starter. Allora, super imbottito tutto dentro, tanto che si è bloccato ancora di qua. Ci siamo. Allora, un po' di imbottitura, giusto due, un po' di plastica. No, ma non si scoppia. No, questi sono grossi. Ma è enorme, ragazze. Dai, c'è Ale che dorme. Mettili là. Grazie. Facciamo prima fare così. Sono tanti modersini. E a metterlo là, questo. Pluriball, questo sì che è più divertente da scoppiare. Che quelli là grossi. Io dico che anche loro sono il loro parte. Che bello! È molto grande, sì, non pensavo come no. Ma essendoci prodotti ci sta. Ma pensavo che fossero i campioncini piccolini. No, sono grandi. Guardate che bello.
Bellissimo. Però non devo guardare questa immagine perché ci sono, cioè anche loro hanno un calendario dell'avvento e mettono una foto di quello che c'è qui. Adesso ci appiccicherò un buono sconto della... no, il dash potrebbe servirci. La pasta ripiena, dai, ci metto questo. Così non vedo, perché c'è proprio qua scritto. Cioè, ti rovinano proprio... la sorpresa. Ti rovinano la sorpresa, oppure potrei... No, vabbè, non lo scarto, lo scarto poi insieme a voi l'uno. Comunque, guardate che bello che è, piace un sacco. Ed è gigante, gigantoso, bello. Ragazze, buongiorno. Stamattina ho la voce un po' strana. E sono passata in edicola perché una di voi mi ha consigliato questo Cosmopolitan con Hardcore di Essence. E quindi sì, mi sono sono un po' senza voce stamattina, non lo so, mi sono svegliata così. Essendo che Ale comunque ha un po' di fastidio, infatti è a casa da ieri, l'ho tenuto un paio di giorni, in realtà non ha niente di grave, anzi, però ho preferito tenerla a casa e non riesco a capire se è lei che mi ha attaccato un po' di raucelline o se, boh, mi sono svegliata così magari per un colpo d'aria. Comunque, per il resto sto benissimo. E niente, adesso vado a casa, faccio colazione con i miei amori, c'è Riccardo e Ale a casa, e faccio i letti e faccio le solite cose. Io ho male qui. Ancora il dolorino qua? È perché ho la tosse. Ieri aveva un dolorino qua. Dentro però, qua. Dentro. Mamma, non copiare da me. Vieni qua. Come sta l'orsetto? Come sta l'orsetto? Un po' male. Questa è la lolla di Natale. E che te... Mettetela giù, che così fai video pure. Vieni qua, dammi un bacio. Dammi un abbraccio del mattino. È tutto. Una coccola del... Aspetta, aspetta. Mi sono mancata. Ti sono mancata. Occhio, occhio, occhio. Hai i capelli. Lo so. Ti sono mancata. Sono andata a portare il figlio a scuola. La manina. Che adesso prepariamo la calda colazione. Per andare dall'avvento l'ho messo là. La, adesso vado da mamma l'abbraccio. E io ci ciclo in bocca. È vero, fa vedere. Guardate, c'ha il bubble gum. No, quello è un cicles. I big bubble. Vedi che fai le bolle. E quindi lei è per sé. È proprio bella, poi c'ha già il vestitino di Natale, siamo già pronte. Guardate, si può togliere? Po' tu. No, non li devi togliere, ti ho detto che poi... Perdono tutti i brillantini. Se adesso lo rimetto. Poi non brilla più per Natale. Dai. Oh, bagnabra. Quello era il leone. Ah, bagnabra. Cioè, dove viviamo? Vuoi dire Hot Dog Eagles? Sì, ma anche dalla foresta. Sindaco Mendigo, con Casper del locale. Sono completamente d'accordo, Topolino. Accidenti, vincere il premio Chiare Acque sarebbe prestigioso per la nostra bella cittadina. Guardate il lago, nemmeno un ramo di spazzatura in vista. Perfetto, ed ecco il ritrovolante di Cristo, la stella marina. Oh, sei anche l'acqua. Aspettate di vedere le cose che può...
Ragazze, salto temporale come al solito. Siamo andati al futuro. Stiamo andando dal parrucchiere per Fede, che così si fa tutto carino e coccoloso. Ovviamente. Carino e coccoloso. Poi facciamo una commissioncina e poi andiamo a casino. Aperitivo time. Gnam gnam. Ehi ehi ehi. Ragazze, allora concludo questo vlog perché non ho ancora concluso, aprendo appunto la nuova rivista, se ci riesco con me sola. Mi sa di no. Ok, sì, ce l'ho fatta, perché volevo vedere con voi il regalino. La trovate in edicola, c'è ancora, penso che quando uscirà il video la troverete ancora, è Cosmopolitan. Adesso lo apro e voglio vedere com'è. Eccolo qua. Essence Hardcore, e dice appunto che è un fruit lip balm con il 10% di sweet almond oil. Guardate la punta a forma di cuoricino, carinissimo, full size. Direi che è il caso di provarlo, il profumo è buonissimo, super super gradevole. Mi piace un sacco la profumazione, io quello rosa, ragazze, c'è anche giallo, non so se sia il limone o quell'altro gusto, però io ce l'ho così. Vediamo un attimino, aspettate che stacco la plastichina, vediamo se c'è una qualche spiegazione all'interno. Solitamente nel giornale mettono qualcosa inerente, non so se lo troverò mai. No, non ho trovato nulla, ragazze, sicuramente non avrò visto la pagina, perché è strano, di solito mettono comunque all'interno qualcosa che, o magari no, non lo so. Comunque mi piace un sacco, ve lo consiglio, sinceramente 3 euro, rivista più lip. Leggiamo un po' il mio oroscopo. Allora, stelle e carte del 2024. Toro. Robert Pattinson ha rivelato di non essersi mai sentito all'altezza dei suoi ruoli, un sentimento condivisibile in questo mondo sempre orientato verso la performance, ma che cercherete di sradicare nel 2024. L'obiettivo è riconoscere che, in realtà, si ha e si è già abbastanza. Bello. Molto carino. Sì, qua c'è qualche cosina sugli oroscopi nel 2024. Ah, eccolo qua. Trovato intanto proprio dietro. Vedete quello giallo? Il regalo è i lip balm contro il freddo. Vegani, senza parabeni e gluten free. I lip balm di Essence sono la coccola invernale per le labbra. Con il 10% di olio di mandorla dolce, nutrono e idratano la pelle, proteggendola dal freddo e lasciando le labbra morbide e delicatamente colorate. Dal sapore fruttato, con un design innovativo, garantiscono un finish luminoso a prova di bacio. Effettivamente mi piace un sacco. L'altro, allora, è... Ah, identico il nome, sia quello rosa che quello giallo sono Hardcore Fruit Lip. E quello rosa è il Balm 03, quello giallo è il Balm 04. Però non... C'è anche l'inci qua che non so leggervi,
però c'è scritta poi la differenza tra uno e l'altro. Molto molto interessante, quindi il numero è questo qua, non potete sbagliarvi perché c'è questa smorfia così, quindi molto molto carino, me lo tengo qua anche perché appunto essendo in una vallata comunque molto molto ventosa, noi siamo sempre alla ricerca di burro cacao, infatti ogni tanto Fede glielo prendo in farmacia, Fede Ale. E io sinceramente, cioè, va benissimo uno qualunque, ma a parte che ci sono delle linee molto molto buone anche alla Coop, ho visto sempre di linea natura, questi qua, insomma. E basta, che idratano tantissimo perché appunto quando c'è vento si seccano facilmente le labbra. E mo ragazze, oggi, cioè, domani giornata speciale perché domani mattina, sì, vabbè, ho fatto la doccia, quindi basta che mi si inumidisce la frangia, mi si gonfia. E domani giornata speciale, infatti farò un altro vlog perché domani vado a fare una cosa. Vediamo se indovinate qui nei commenti, dai, giochiamo un po'. Faccio una cosa per me. È una cosa estetica. È una cosa che non ho mai fatto, una cosa estetica, una cosa che non ho mai fatto. Una cosa che ci va un po' a fare, infatti mi sono presa tutta la mattinata e lascio Alessandra con Ricky perché Ale non va a scuola al momento perché ha un po' di tosse ancora. E quindi porterò Fede a scuola, vedo Sara che mi accompagna e poi appunto vado, quindi mi ci va un po' comunque. Intanto per decidere come fare questa cosa. Però sono curiosa e non vedo l'ora di parlarvene domani, vedrete. Spero che mi stiano bene perché, oddio, plurale, stiano. Vabbè, spero mi stiano bene perché non ho mai fatto questa cosa e quindi un po' di timore ce l'ho. Però serve anche a rendermi la vita più semplice, quindi a semplificarmi alcuni passaggi. Cosa sarà? Scrivete qua. Gli indizi ve li ho dati. Niente, io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo domani. Non vedo l'ora di registrare questo super special vlog. Un bacio, vi voglio bene. Buonanotte.